tifosi del Palermo? Parliamo del sindaco di Palermo? No, no, tifosi del Palermo. Perché non possiamo parlare del sindaco di Palermo? È perché è trasmissione sportiva. Salvezza, ci crediamo ancora? Sì, ancora sì, ci crediamo. Come lo vede il Palermo? Spero bene, spero. Insomma, ma una possibilità ancora c'è ancora. Una speranza più che altro, ci speriamo, ma non ci credo, personalmente non ci credo. Ormai abbiamo fatto il nostro tempo, siamo stati 7 anni, 8 anni in Serie A. Si vede che è il tempo di scendere, poi ci rifaremo qualche altro anno. Se si batte il Siena e il Genova perde col Milan, si potrebbe riagganciare la quota salvezza. Ancora la speranza c'è. E come vede la squadra con Gasperini? Ha più possibilità di salvarsi? Io penso che siano tutti motivati e che vadano tutti sulla stessa direzione. È difficile, è una cosa molto difficile perché ancora si devono incontrare le squadre, diciamo, più forti, però la speranza è l'ultima a morire, dai, ce la dobbiamo fare. Ormai è troppo tardi, non può recuperare, visto il calendario, le partite che ci mancano, non ce la fa. Vedo che le altre squadre giocano con più carattere, hanno più agonismo, più rabbia. Il Palermo mi sembrano tanti dei stipendiati sicuri, ecco, dei buoni stipendiati. Secondo me il Palermo, per essere una squadra che deve salvarsi, gioca fin troppo bene. Ci vorrebbe un po' più cinismo, più gol per salvarsi. Gioca fin troppo bene, certo a volte si dice che attraverso il gioco arrivano i risultati, però per una squadra che deve lottare vorrei vedere un po' più grinta e convinzione sul campo. Ormai penso che i giochi siano fatti, quindi Zamparini sta dismettendo la squadra per andare in Serie B, venderà tutto quello che c'ha a chi resterà in Serie A e farà un Palermo da Serie B. Anche secondo lei è già Serie B? No, per me ancora no, io ci credo ancora al Palermo. Per me, secondo me, facendo una vittoria con il Siena ancora ci può essere una speranza, secondo me. Gasperini non è cambiato niente con Gasperini, giochiamo sempre alla stessa maniera, penso che se ne accorda tutta l'Italia, non solo noi. Mi dispiace, da palermitano mi dispiace dover dire queste cose, perché non ho completamente, e neanche la gente può andare più allo stadio a vedere il Palermo, questo Palermo. Perché veramente... Ma ci dobbiamo rassegnare alla Serie B allora? Sì, penso di sì. No, no, ormai proviamo la nuova esperienza della Serie B. E a sto punto vuol dire che deve andare così. Penso sia assolutamente doveroso credere nella salvezza del Palermo, dico, è un bene della città, quindi ci crediamo, assolutamente. Telefonata vuoto, un vuoto dentro il cuore che tu mi puoi colmare, non soltanto.